Allora, abbiamo appena visto il laboratorio, avevamo un supporto a cui era appesa la molla e alla molla avevamo attaccato diversi pezzetti di massa M e abbiamo misurato la lunghezza L della molla rispetto al punto di sospensione. Attaccando dei pesetti sotto la molla, alla molla viene applicata una forza che è la forza peso. E abbiamo già visto che la forza peso è proporzionale alla massa, quindi aumentando la massa aumento la forza applicata e per reazione, la forza maggiore deforma maggiormente la molla e abbiamo misurato gli allungamenti, cioè il valore di L. Abbiamo visto che le masse erano segnate sui dischetti di metallo e andavamo da 50 in 50 grammi, mentre per misurare l'allungamento abbiamo usato un righello e tenuto conto del come abbiamo fatto le misure possiamo stimare che l'incertezza fosse circa di mezzo centimetro, grosso modo. Ok? Quando applichiamo un pesetto sotto la molla, nel punto che possiamo intendere di aggancio tra il pesetto e l'estremo libero della molla, per esempio questo, possiamo considerare applicate due forze, la forza peso e la forza con cui la molla tende a tornare nella posizione di riposo, che si chiama forza elastica della molla. Poiché abbiamo visto che dopo che si è allungata la molla è in equilibrio, quando la molla raggiunge la lunghezza opportuna, rimane in quiete, cioè in quel punto la forza peso e la forza elastica hanno lo stesso valore. Primo principio della dinamica. Corpo in equilibrio, risultante nulla. Di conseguenza, per ogni L considerato, la forza peso vale quanto la forza elastica applicata dalla molla. Ok? Qual è la relazione tra quindi la forza elastica o la forza peso applicata e l'allungamento? Adesso andiamo a vederla. Avevamo preso diverse masse applicate alla molla e abbiamo misurato le relative lunghezze. Quando il portapesetti era vuoto, la lunghezza era 17,5 cm, ditemi se mi sbaglio. Se alla molla erano pesi 50 grammi, l'allungamento era, cioè la lunghezza della molla, 20,0 a questo punto centimetri, 100 grammi, 150, 25. Abbiamo fatto anche 200 se non sbaglio. Che cosa notate? Prego? Passando da una misura alla successiva, abbiamo fatto cosa? Abbiamo aggiunto ogni volta la stessa quantità di massa. Ogni volta abbiamo aggiunto 50 grammi rispetto alla precedente. E la lunghezza come si comporta? Aumenta di quanto? Di 2 centimetri e mezzo ogni volta. Di conseguenza M, cioè che è proporzionale al peso, che è proporzionale alla forza applicata, che è misura della forza elastica,
m proporzionale al peso, che è proporzionale a F, e la forza elastica applicata dalla molla risulta essere proporzionale a che cosa? Se tra questa e questa misura raddoppio la massa, non raddoppia la lunghezza, ma raddoppia che cosa? Cosa che raddoppia da questa misura a questa? Non L, ma il 2,5 che cos'è? Cosa rappresenta? Non è la lunghezza della molla. Avete notato che cambia di 2,5, ma 2,5 non è una lunghezza, è una differenza di lunghezze, una variazione. La forza elastica è proporzionale alla deformazione, a di quanto la molla viene allungata. Ok? Quindi tra la prima e la seconda misura ho, adesso mi servirebbe un'altra colonna, vediamo se ce la faccio, delta L, qui non mettiamo niente perché è la misura di riferimento, da 0 a 50 ho 2,5 cm, da 100 rispetto a 0 ho 5 cm perché ho 2,5 più 2,5. 150 ho 7,5, 200 ho 5, scusate, 10 cm. Man mano che aumenta la forza applicata, aumenta proporzionalmente l'allungamento, la deformazione della molla. Possiamo vederlo ancora meglio utilizzando un foglio di calcolo. Su questa colonna mettiamo la massa applicata, m, qui mettiamo la lunghezza e in questa l'allungamento. La massa in questo caso era 0, l'allungamento 17,5, il delta non possiamo calcolarlo perché prevede due misure, 50 grammi, 20, 20,0 non lo scrivo perché tanto XM mi dice comunque 20, 100 grammi 22,5, 150 grammi 25 se non sbaglio, giusto? 200 27,5. Ok? Qui calcoliamo il delta L, cioè la differenza tra la lunghezza attuale che sta appunto in C4 meno quella di partenza che sta in C3. Quindi uguale C4 meno C3. Qui ho C5 meno C3. Potevo fare una formula e copiarla, avere pazienza. Qui ho C6 meno C3. E qui ho C7 meno C3. Punto, possiamo, tutto chiaro? Vedete che la differenza rispetto all'allungamento e la massa sono direttamente proporzionali. Per farlo possiamo costruire un grafico a punti, ad esempio qui, ecco
qui sotto ho evidenziato tutte le colonne, la colonna C non ci serve. Qui in ordinata abbiamo l'allungamento di delta L, in ascissa la massa, vediamo se riusciamo a mettere un'etichetta. Ecco, titolo allungamento della molla, o la molla e basta. Asse X massa M, asse Y delta L, e aggiungiamo anche ecco. Qui abbiamo i rombi indicano i punti e vengono uniti da una retta, che è il modello tra virgolette teorico, cioè interpretiamo questo comportamento dicendo la forza elastica, anzi facciamo un passo indietro, la forza elastica è della stessa intensità del peso applicato, che è proporzionale alla massa dei pesetti sospesi, e abbiamo verificato che la massa dei pesetti sospesi è proporzionale all'allungamento della molla. Noi diciamo che la forza elastica è proporzionale all'allungamento, quindi formalmente quando ho due grandezze direttamente proporzionali, e le metto in grafico, qui ho la forza, qui ho l'allungamento, qui ho la forza, quella legge è rappresentata da una retta che esce dall'origine, ok? E non si capisce, F qua e delta F qua. Qual è l'equazione della retta nel piano cartesiano? L'equazione di primo grado, dove l'ordinata e l'ascissa sono legate da una costante di proporzionalità, che nel caso della geometria analitica abbiamo interpretato come il coefficiente angolare, che abbiamo chiamato m. Qui, per non confondere con la massa, si chiama k, e viene, a cui viene dato il nome di costante elastica della molla, cioè il rapporto tra la forza applicata alla molla e il conseguente allungamento. Lo riscrivo. Ho duplicato la diapositiva. Quindi ripeto, la forza elastica, cioè la forza con cui la molla tende a tornare alla posizione di equilibrio, è proporzionale a quanto la molla è allungata. E la costante di proporzionalità si chiama costante elastica. E la forza si misura in newton, la lunghezza in metri, quindi k si misura in newton fratto metro. Nel nostro caso, quant'è la costante elastica della nostra molla? Beh, possiamo calcolarla abbastanza facilmente. K vale
F delta L. Ma la forza elastica, per esempio per il primo allungamento, era data da la massa, che era 50 grammi, che però abbiamo trasformato in chilogrammi, se vogliamo, la forza in newton. Quindi 0,05 kg per 9,81 metri al secondo quadrato. La forza peso era massa per G, diviso 2,5 centimetri. Quindi 0,025 metri. Otteniamo chilogrammi per metro al secondo quadrato fa newton, quindi viene 19,62 newton al metro. Poi, utilizzando le formule di propagazione delle incertezze, uno può anche calcolarsi qual è l'incertezza su K. Ok, tutto chiaro? E il nostro K non è altro che legato all'inclinazione di questa retta. Più K è forte, più mi serve una forza grande per allungare la molla. Una molla molto rigida ha un K molto grande. Una molla lasca, una molla morbida, ha un K molto piccolo. Ok? Ma abbiamo detto anche, tempo fa, che le forze sono vettori. Se questo è il nostro punto di sospensione, se consideriamo la forza elastica applicata al punto di sospensione, mettiamola in giallo, questo è un vettore che va verso l'alto. Perché? Perché tende a riportare la molla nella lunghezza di equilibrio e anche perché deve bilanciare il peso del corpo sospeso. Ok? Supponiamo che questa, la faccio tratteggiata qua, sia un po' più piccola, sia la lunghezza della molla senza pesetti, mentre questa è una lunghezza, questa è l'altra, questa è la L0, questa è la L attuale. L'allungamento della molla posso interpretarlo come un vettore che va dalla posizione senza pesetti a quella attuale. Questo è il delta L, è uno spostamento, il punto di sospensione della molla si sposta ed è puntante verso il basso, perché la molla si allunga. Questo punto rimane fisso e questo si sposta in giù. I due vettori sono paralleli ma opposti, hanno verso opposto. Se allungo la molla, questa tende ad accorciarsi, se la accorcio tende ad allungarsi. Questo si riassume formalmente utilizzando i vettori e dicendo che la forza come vettore, la forza elastica con cui la molla reagisce a una deformazione, è sia uguale a K volte l'allungamento, ma con un meno davanti, perché allungamento e forza elastica sono vettori paralleli ma opposti. Questa scritta prende il nome di legge di Hooke, Robert Hooke, contemporaneo di Newton. Ed è il prototipo del comportamento elastico dei corpi. Il corpo elastico può essere deformato,
La deformazione è proporzionale alla forza deformante e quando questa viene a mancare, se tolgo i pesetti, il capo ritorna nella forma, in questo caso nella lunghezza, di partenza. Tutto chiaro? A casa ho provato con un foglio di calcolo a ricostruire gli stessi risultati e se avete, ecco, questa è la relazione lineare tra forza e allungamento, c'è, vediamo, c'è un laboratorio virtuale che potete utilizzare, questo l'avevamo già visto. Questa simulazione è un vero e proprio laboratorio virtuale, potete scaricarlo, è gratuito. Metterò sul abbinato alla lezione il link alla simulazione in Java, gira su Windows, Mac e Linux, nessun problema. E come vedete è fatto da un'università del Colorado, appunto degli Stati Uniti, dove c'è un attivissimo dipartimento di didattica della fisica che costruisce simulazioni di questo tipo. Abbiamo a disposizione un righello, tre molle e dei pesetti. Li vedete qua sotto. Allora prendiamo la prima molla e senza che ci sia niente attaccato alla molla vado a misurare la lunghezza. Prendo a riferimento la barra superiore, che è questa, è lunga 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 millimetri, quindi se questo, fosse un metro sono 27 centimetri, scusate, supponiamo, no, questi sono 50, sì, 27 centimetri, 50 centimetri ogni tacco è un centimetro e poi ci attacco sopra per esempio 50 grammi. E vado a controllare quanto è lunga, sono 31, 32, 33. Poi tolgo 50, attacco 100. E controllo quanto è lunga, sono 49, 40, 47 circa, dai, poco di meno di 47. Invece di 37, pardon. Ok? 150. 2 non mi riprende. C'è già uno. Tolgo 100. Mettiamo 250. Vedete, la freno per... Così. Fermi. E sono praticamente 50. Circa 50 centimetri e poi potete rispondere degli indovinelli con queste misure, calcolate la costante elastica. Domanda: quant'è la massa del pesetto verde? Se io conosco la legge allungamento massa dell'oggetto appeso, se appendo il pesetto verde da quanto si allunga la molla, posso capire quanta è la massa del pesetto verde. Quindi fate una previsione, fate una misura di qualcosa che non conoscete. Poi potete lavorare con la seconda, con la terza molla, per scoprire per esempio se hanno lo stesso tipo di comportamento oppure no, quindi se hanno dei K diversi oppure no. Qui l'attrito serve se, per esempio, aumento l'attrito, questo si smorza molto presto, quindi faccio le misure più facilmente. Oppure qui posso cambiare la rigidità, la K della terza molla. Se cambio questa, la molla si allunga più o meno, cambio il suo K.
mentre la prima e la seconda hanno un K predefinito che non posso cambiare. Vedo cosa succede cambiando il K. Non solo, ma l'esperimento non l'abbiamo fatto sulla Terra. Le simulazioni mi danno la possibilità di andare a farlo su Giove. Su Giove G è diverso. Sulla Luna è diverso. Sul pianeta X ignoto è diverso. Posso misurare G. Se conosco la K della molla, fatta sulla Terra, posso calcolare G nel pianeta X che non conosco, non so qual è. Dal rapporto tra l'allungamento e la forza applicata, o la massa applicata, so il G del pianeta stesso. E potete divertirvi cambiando le masse o cambiando i pesetti. Poi qui mette anche l'energia, che però ancora non abbiamo vista, vedremo a suo tempo più avanti. Ok? La legge di Hooke, ripeto, è quello che è il risultato più importante di quello che abbiamo visto oggi. La forza elastica è proposta dall'allungamento, i due vettori sono paralleli ma di verso opposto. E fin tanto che la molla rimane tale, se io tiro troppo la molla, questa si deforma irreversibilmente. Esiste un limite di elasticità, come se prendete, che ne so, un elastico di quelli di gomma, se tirate troppo si spezza. A quel punto lì il comportamento non è più questo. Fin tanto che la molla rimane elastica, ha quel comportamento. Ok? Ripeto, metterò il link alla simulazione in allegato alla lezione di oggi, e ci sarà anche un modulo da riempire che vi chiede: prova a pesare il corpo, qualche K ottieni eccetera, poi qual è la massa di quello rosso, di quello verde, di quello marrone e via dicendo. Ok? Ci fermiamo qua.